Ci sono già, buongiorno a tutti, ben arrivati. Scusate un paio di minuti di ritardo che avevo un webinar in un'altra lingua, in tedesco, e l'ho tenuto, l'ho fatto un po' più lungo perché c'era tanti che volevano interagire, quindi mi fa piacere quando ci sono tante domande. Allora, ci siamo oggi, vi farò vedere una nuova cosa, o meglio, non è una cosa nuova. Togliamo questa. Una nuova cosa non è proprio questo che vorrei dire, ma torniamo anche qui, vediamo dove ce l'ho. Web 221, vai. Un attimo solo che mi sistemo anche questo monitor, sistemo tutto il resto perché non l'ho ancora fatto. Eccolo qui, questo qui è giusto. Benissimo, ok, lasciamo questo. Ritorniamo qui, ridò il via. Ok, poi mi metto la lista, mi metto le domande e allora oggi faremo un punto della situazione. Chi è che ha disciplina? Chi è che ha la voglia di imparare? Chi è che ha la voglia? Allora, il trade aggressivo, io sono un trade aggressivo, sono un trade un avventuriero del trade, sono uno che si spinge molto nel trading intraday perché ho poco tempo ultimamente per fare trading, però le mie radici sono un po' posizionate in altre cose, sono posizionate in un trading anche pensato, ok? Un trading che ci vuole un po' disciplina e ci vuole anche veramente la pazienza, ok? Quindi vi farò vedere. L'ho fatto prima con i ragazzi tedeschi. È stato bello perché ho ritrovato un po'. Non l'avevamo fatto, abbiamo fatto tante volte. Facciamo l'euro dollaro, l'euro sterlina, le nostre coppie. Facciamo anche qualcosa di Audi OSD, no? Una volta lo chiamavo Claudio questa coppia, perché Audi e OSD mi viene sempre male da dirlo, mi viene Claudio, perché mi ricordo che c'era una ragazza che aveva detto che si chiamava Claudio, quindi mi hanno chiamato Claudio. In questo caso andiamo a vedere però l'euro dollaro su una sottoforma di allora torniamo qui, mi pare che era questo qui, torniamo qui, poi andiamo a vedere l'Audi e OSD con questa teoria, ma andiamo a vedere l'euro dollaro. Ok, l'euro dollaro. Euro-dollaro bastardone. Bastardone nel senso buono, perché è arrivato in una zona dove si potrebbe anche incominciare a comprare. Io da trade aggressivo l'avrei già comprato oggi. Oggi cerco di non fare tanto trading perché ho riallestito l'altra parte del mio ufficio che già conoscete, conoscete una parte. Ho sistemato un paio di cose, oggi vorrei finire quelle e mi tengo un po' fuori dal trading perché ho lavorato ieri fino alla mezzanotte, alle 11:30 a sistemare conti nei nuovi server e l'ho fatto io perché poverino Gianluca erano giorni e giorni che vedeva numeri, 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 ieri sera l'ho appoggiato, ho detto che okay, me li faccio io e sono stato dalle 4:30 fino a mezzanotte, alle 11:30 a mettere dentro conti, conti, conti e ho scoperto il problema. Che mi dicono sempre, mi dice sempre Gianluca, è impossibile lavorare così e c'è, ha ragione, perché ci sono purtroppo, ma non è una colpa che dico, mandate una password, ah no, è sbagliata, non è quella giusta, seconda volta, vi mandate la password seconda volta e anche quella era sbagliata. Alla fine poi per andare a recuperare tutte le password giuste, con il nuovo sistema penso che non ci saranno più problemi, però c'è stato veramente ieri, sono andato pazzo, perché a due di voi ho dovuto scrivere. Per fortuna che tutte e due durante la serata poi mi avete scritto, l'ultimo alle 11, perché la password passata registrata al Vision era anche essa sbagliata. Il conto era online perché magari è stata passata per Skype, che non so io, se veramente è una tragedia questa delle password. Però va bene, ci sta anche questa. In questo caso io vorrei andare a vedere l'euro-dollaro sotto un'altra situazione e vi farò vedere come calcolare un po' il movimento. Qui abbiamo una chart a 4 ore, c'è cioè un time frame a 4 ore e quindi vedo che ci sono anche dei ragazzi tedeschi del webinar precedente, quindi mi fa anche piacere che, ma non so se parlate anche l'italiano, me lo dite così magari è molto più semplice, cioè, va bene anche in tedesco l'ho fatto, non è questo, è come un'altra lingua mia, però visto che state guardando il webinar mi fa piacere se anche qualcuno di voi bazzica un po' l'italiano, parliamo così, no? Allora, qui abbiamo, non ce li ho ancora messi qui i cicli, ah, sai cosa facciamo? Andiamo qui,
andiamo a sistemare così piano piano mi porto avanti tutto quello che era. Ah, ce l'ho in tedesco, ce l'ho in tedesco. Ragazzi, mi permettete di fare un restart? Vedete, ce l'ho in tedesco perché mi sono dimenticato di farlo. Facciamo un restart, vediamo subito. Anche qui faccio un restart. Però lo faccio così. Allora, faccio così. Abbiate pazienza, questo cos'è? Questo. Facciamo un restart italiano. Via. Nel frattempo ci godiamo questo. Ok, qui prendiamoci, tanto sistemiamo, vi ripeto che ci vorrà un pochettino prima che abbiamo già tutto come eravamo prima, quindi abbiate un po' di pazienza che tutte le mie belle analisi sono sparite, è anche bello perché le rifacciamo. Allora, qui abbiamo un punto che è l'appunto finale, poi cambiamo colore e lo mettiamo su un punto, questo punto qui che mi va bene. Cambiamo colore, lo mettiamo nero. Ok? Bene. In questa cosa qui notiamo, come lo dicevo prima, anche i ragazzi, quant'è la distanza di questo a questo? 33, va bene, ci sta. Ok, lo raddoppio. Ok, quindi per chi ha visto prima vedrà anche adesso. Non l'ho raddoppiato, perché no? Ma perché non si raddoppia? Cosa sbaglio? Allora, ok, niente, non si vuole raddoppiare, è partito, non si vuole copiare, va bene, no, non si vuole copiare, peccato perché ti avrei volentieri copiato. Ok, ecco, facciamo così, ne mettiamo un altro senza star lì a diventare pazzi. Ok, e me lo sposto all'indietro sovrapponendolo. Ok, vi sto dicendo una cosa che è molto bella, perché per chi ha disciplina vedrà il trading sotto un'altra ottica. Ok, per chi ha disciplina, per chi non ha disciplina può spegnere adesso il webinar, andare a fare qualcos'altro, perché questo modello di trading, chiamiamolo così, modello di trading è qualcosa di diverso, cioè il modello di trading. Questo modello di trading rapporta molto al tempo, sono studi che io faccio, li ho fatti anche con Sirio, sono studi che porto sempre avanti. Allora, in ogni punto che noi vediamo, in ogni stanghetta che noi vediamo, ci sei Cristina? Sì. In ogni punto, questo potrebbe essere per te perché le donne sono più portate, almeno spero di non sbagliarmi su di te. Allora, in ogni punto che vediamo in stanghetta, noi cerchiamo la situazione rialzista, giusto? Ok? Avrei avuto ragione in ogni punto di cercare una situazione rialzista? Ok, qui no, qui non avrei avuto ragione. Bene, allora facciamo così. Mi tolgo la penna e metto una freccia in ogni punto, la metto rossa. In ogni punto dove io dovrei essere andato long, ma non ci sono, non dovevo andare long, la metto rossa, ok? Dove il mercato non ha reagito come io volevo. Attenzione, ve lo dico già adesso, questo webinar è singolo. Poi le teorie me le porto avanti e avremo altre cose da portare avanti. Questo è un'unica volta che lo spiego. C'è la registrazione, però non andrò più a cercare questa tematica perché non è ancora finito, ma è bestiale. Ok? Questa è una situazione dove con la stanghetta avrei avuto un long, sì. Questa è una stanghetta dove avrei avuto un long,
Potrei dire di sì, anche questo è vero. Ok? Quindi non è una situazione short. Questa 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 non è una situazione short. Certo, questa è una situazione short. Siamo un po' spostata, però va bene. Ok, anche questa la sposto così si vede meglio. Ok? Bene. Prendiamo, continuiamo ad andare avanti, sempre con la mia freccia rossa. Situazione qui, situazione long, vedi, non posso andare short, qui potrei andare short, la mettiamo. Ok, poi andremo a vedere il perché questa situazione. Bene, andiamo a vedere però adesso a questo punto tutte le frecce che porterebbero al rialzo. La mettiamo verde, ripeto, è una cosa che dovrebbe trasmettere energia questa. Io spero che vi traduca l'energia come ha fatto con me. Questa è una situazione che dovrebbe essere long, giusto? Diciamo che questa situazione qui io la salto, poi vi spiego. Questa di però potrebbe essere long. Questo doveva essere long. Questo dovrebbe essere long. Questo dovrebbe essere. Questo è trading on time. Ok? Trading col tempo, perché assolutamente se non andate con il tempo non potete fare questo tipo di trading. Questo è trading long, ok? Però vi spiego quali sono poi da filtrare. Alto trading long, alto trading long. Ok? Bene, abbiamo inserito le nostre frecce. Questo qui è un trading, ok? Questa zona qui è un trading un po' strano, però si potrebbe anche tradare in short. Ok. Allora, perché qui non potevo andare long? Siccome io ho detto, vedete, ci sono le frecce che puntano tutto il rialzo. Perché non ho ogni intervallo una situazione rialzista? Cristina, perché? Dai, oggi è una puntata di didattica di quelle proprio fatte bene. Dai, Massimiliano, dai, che tu mi segui sempre, però non ci siamo quasi mai sentiti. Esci, perché non è una situazione da tradare long? Non tutte le situazioni da tradare long. Allora, quanto dista? Quanto dista? 32, è un po' strettina, però devo dire, l'ho fatta un po' stretta. La devo fare un po' più larga. Però vabbè, lasciamo intanto così e poi vi spiego. È un po' troppo stretta, l'ho fatto troppo stretta. Però va bene. Perché no? È relativo. Cioè, uguale se sono messa a 30, ok? Ma è relativo. Non mi interessa il 30, quant'è il mercato. Posso farla anche di usare un movimento che sia molto più ampio, cioè avere un movimento di 66 va anche bene. Poi ricordatevi che sul euro dollaro ci sono dei vincoli temporali e tutto il resto. Ma va bene, facciamola così per il momento. Ormai l'abbiamo cominciata così. Allora, ve lo spiego io. Beh, sì, vabbè, che il mercato ciclico non è questo il motivo, è sempre ciclico. Ok. Andiamo a vedere, prendiamo una penna nera che si vede meglio in questo grafico qui. Guardate, questa situazione qui, in questa stanghetta qui, rapporta un punto basso, quindi in questa zona qui, temporale, cioè non da zona temporale, cioè arriva la candela su quella stanghetta e io ingrano la prima, ok? Arriva però il tempo su questa zona qui, ok? Io posso ingranare la retromarcia. Sì, mi interessa un po' un attimino il long perché è stato un po' ancora prematuro, però poi crolla. Quindi da qui, zona short. Se vado a vedere questa, è una zona long o una zona short? Long. Poi mi arriva di nuovo qui, sono ancora in un periodo long, quindi long. Certo che qui vai long e poi se ti becchi lo short così sei un po' fesso perché per quello vi dico. Le donne sono più portate perché qui quando entri
Sono candele a 4 ore, quante ore vuoi rimanere al mercato? Ok? Poi ti trovi il mercato qui che va giù, non fai niente, arrivi qui, non fai niente, perché hai ancora una situazione un po' strana. Questa qui è una situazione strana che non puoi fare niente, devi analizzare, dici, ok, sono qui, è la parte più alta, dovrei andare short, va bene, ma sono in una stanghetta, quindi la stanghetta è o long o short, breakout di questa zona è long. Ok? Però queste sono tutte filtri che si possono aggiungere. Arrivo però in questa stanghetta qui, vado a vedere dove sono. Posso andare short qui o no? Cristina, oggi sei tu che ti prendo proprio di mira. Posso andare short qui? Sì, perché posso andare short? E dimmi le cose giuste. Attenzione, dimmelo giusto. Perché sei dalla mia parte? Sono sulla parte alta. Sei sulla parte alta? No, sei sulla parte bassa, quindi dovresti andare long, dovresti cercare più uno short. Ma perché dovrei andare short al posto di andare long? Sebbene poi il mercato, vedete, la stanghetta mi fa comunque suscitare un po' il rialzo. Quindi questa zona qui è il Max Gauss, di questa campana qui, ok? Era questo il primo Max Chaos, questo è il secondo. Qui sopra non ci devo andare, devo tornare giù, torna giù. Da qui non posso fare altro che continuare il mio tempo per arrivare alla prossima stanghetta che dista tot e arrivarci in short, quindi in retromarcia. Come faccio però a fare il trade? Guardate, qui è una stanghetta, scende. Se non ho fatto subito il mio trade, l'ho chiuso, va bene, ma poi sale. Breakout, short, basta, non devo fare altro perché assolutamente non c'è altro da fare. Qui vado long o vado short su questa zona qui? Long, qui vado long o vado short? Long, adesso però vedi, torna giù, questo è il Max Gauss di questa distribuzione un po' piccolina. Quindi se arrivo a questa stanghetta qui, non devo fare altro di andare short. Se arrivo su questa stanghetta qui, mi parte a rialzo, ok? Devo ricordarmi 1. Qui posso fare la mia operazione qui 1, l'operazione numero 2 di martingala e 2, basta. Cioè, il sistema è veramente bestiale. Basta seguire queste cose. Poi, vabbè, io adesso qui l'ho tenuto un po' stretto, devo dire la verità, ho fatto un po' strettino tutto. Lo allarghiamo un attimino. Ti piace? Ti piace questa, Cristina? Capito che venire nei webinar ha un qualcosina di più, no? L'hai capito poi alla fine, no? Ok, prendiamo un punto dove ci possiamo appoggiare. Questa zona qui. Quanto dura? 82. Mi va bene 82? La metà è 41, 82 sono 164, vuol dire che in 164 ci sta una distribuzione intera. Ok? Togliamo tutta sta robaccia qua. Tanto questo io li devo togliere così, va bene? Ok. Abbiamo questo qui lo posso spostare più in alto, così non rompe le scatole. Via. Ok, abbiamo spostato qualcosina, adesso io vi dirò qualcosa in più. Ok? Vi dirò qualcosa che secondo me, chi c'è oggi, si porta a casa qualcosina di interessante. Dove voglio arrivare? Dove voglio arrivare? Vediamo se stavolta me lo fa copiare. No, questo indicatore qui non me lo fa copiare. Vabbè, non importa, lo riproduco.
Cos'è che vi fa vedere questa roba qua? Cos'è? Ragazzi, siamo in un livello di trading avanzato. Ok? Allora, per ogni distribuzione, prendiamo questa che è bella, però alla fine possiamo vederle tutte. Partiamo da questa. Allora, il prezzo va sopra la media mobile a 48 quando parte una distribuzione. Il prezzo va sotto la media a 48 prima di chiudendo la distribuzione e poi ripartendo a rialzo, ritorna sopra la 48. Bene. Allora, io so, anche se è un po' sgangherata, come mi piace dire, in questa zona qui è partita una distribuzione e qui. Quindi questa distribuzione qui è una M ciclica, bella distinta. Sull'indicatore, vedete qui, stava in questa fase rialzista, ha chiuso qui, ok? Questo è il minimo di Gauss che viene un po' in ritardo, quindi è questo. E poi questa è la parte centrale e questa è la chiusura. Bene, cosa ho all'interno di questa qui? Su una distribuzione ciclica, che cosa ho? I quattro cicli 1, 2, 3 e 4. Prendo la penna nera che si vede meglio, giusto? Ok. 1, 2, 3 e 4. Quindi, se sono qui, che ho magari la partenza, questa è un po' strana, magari non la posso neanche fare, però sono sopra la 48. Breakout di questa zona, breakout di questa zona è la situazione rialzista. Ok? Sulla parte centrale, short. Arrivo in questo punto qui, che è la partenza centrale di una distribuzione, che potrebbe essere anche una distribuzione già chiusa, mi parte l'1, ma doppia distribuzione in questo caso, parte qui, long. Arrivo sulla parte centrale. Short. Ok? Arrivo alla fine della distribuzione che io sono con la M ciclica, so che questo è un dominio, quindi contando i cicli so che sono sul 4. Parte qui un ciclo 1, long. Sono nella parte centrale, più o meno, sono andato un po' storto, qui è la parte centrale. Mettiamola bella dritta. Riesco a metterla dritta. Allora, più o meno qui. Short. No, però sono ancora in partenza, quindi chiaro che faccio lo short, però poi mi riparte, no? Arrivo qui in alto. Ok? Posso cercare anche il long volendo, ok? Perché sono sopra la 48, però tu torni giù, mi torni qui sotto, short, parte centrale, non la sente nemmeno, sono sotto la 48, in un trend così non vado a fare altro che l'ultimo pezzettino di short, se lo devo fare. Poi qui e poi mi riparte. Un'altra cosa che è molto importante, tutto quello che viene rapportato al grafico come uscita dalla campana gaussiana, quindi sopra la 48, sono errori ciclici, quindi non li dovrei neanche tradare, sotto la 48 sono trade ribassisti. Cioè, insomma, se anche qui posso fare long, qui lo potrò fare addirittura da questa zona, proprio zona temporale, senza guardare prezzi, trend line, niente. Qui long, vai sopra la 48, continuo a tenere il long. Piace questa Cristina? Piace così? Vi piace ragazzi? Ishi, cosa ne dici? Avere il tempo dove fare trading? Registro anche questa cosa perché poi qualcuno potrà imparare e più che altro imparare a andare a guardare da se stesso, continuare a fare le analisi, continuare a fare tutto. Adesso, per esempio, dove sono sull'euro-dollaro? Siamo in una situazione dove io dovrei comprare o dovrei rimanere fermo o vendere? Allora, anche qui controlliamo i cicli. 1, 2, 3, 4, 1. Certo, può essere una X e tutto il resto, però 1. Allora qui abbiamo praticamente questo punto qui che è il minimo di Gauss, mi riparte qui una campana gaussiana, ritorna sotto la 48,
Questo è un uno che è diventato debole, in questa zona qui non compro nemmeno, me ne sto fermo. Sarebbe addirittura una zona di vendita questa, ma non faccio niente. Se arrivo però i tempi tirati qui, due, e vedo come arrivo qui, magari mi faccio da qui il long, perché allora ho il ciclo 3 e poi di nuovo lo short. Però dipende, perché potrebbe anche chiudersi tutta la distribuzione e ripartire. Non è detto che faccia 5, 4 cicli. Quindi in questa zona qui adesso fermi. Va bene così? Ti piace? Oggi con i ragazzi tedeschi ho fatto questa cosa qui sul dollaro australiano. L'abbiamo azzeccata perfettamente. Ho spostato un po' le parti centrali, lo potevo fare anche qui, anzi, sapete cosa? Io l'ho fatto così perché era interessante, però se io posso fare, vediamo come l'ho fatto di là. Vabbè, avevo messo doppi segnali. Va bene, un attimino, lo facciamo anche di qua, vediamo. Qui avevo messo, ho alternato sui minimi. Sì, ok, vabbè, possiamo farlo anche qui, guardate. Prendiamo il minimo di partenza di questa distribuzione, che è partita qui. Allora, qui è partita la distribuzione, abbiamo detto. Su questo minimo qui, allora posso spostare questo. Vediamo se riesco a spostarlo giusto. No, qui li ho già divisi, quindi vorrei lasciarlo veramente così. Li ho già divisi, di là non li ho divisi, di là praticamente ho fatto solo la parte centrale. Per farvi vedere la parte centrale, qui dovrei anche spostarli, che adesso ce l'ho doppi anche. Dai, qui ce l'ho doppi, dai. Lasciamo stare così la stessa cosa, perché qui ce l'ho doppi, qui ce l'ho singoli, no? Avete capito, no? Qui i cicli sono anche un po' più stretti. 41, di qua sono 83, sono doppi. Quindi sono più alti, però è la stessa teoria. Però qui era be molto bello da vedere, perché ogni volta che mi toccava la parte bassa, per esempio, di questa campana gaussiana, ero qui, nella parte centrale, posso andare short. Nella parte centrale, questo perché i cicli sono più ampi, no? Qui parte bassa, long, ok? Qui parte centrale, short. Qui parte alta, max chaos, short. Ma questa cosa qui è da studiare ed andare a rilevare praticamente come possiamo poi uscirne alla meglio. Quindi il dollaro australiano contro il dollaro americano, adesso in questo caso qui io non farei niente, però. Tra alle 16 di pomeriggio del giorno 26, quindi domani alle 3 di pomeriggio, ve lo ricordate? Lo scrivo. Domani alle 15, long Audi USD. Ve lo segnate e poi andate a vedere domani alle ore 15 se il mercato deve andare long o no. Ok? Long domani ore 15. Ok? Poi tutto questione di gestione. Una volta che tu hai un bel trade fatto, sei contento, non devi fare altro. Poi anche visto che è un time frame a 4 ore, potresti abbassare un po' il time frame a 4 ore. Ok, dalle facciamo finta che questo qui era un orario dalle 20, ok? Dalle 20, aspettate, mi scrivo i dati perché sennò poi andiamo in palla, non ci ricordiamo. Allora, da questa zona qui, che è una situazione long, prendiamoci una zona long dove posso andare. Questa qui long, questa qui. Solo per darvi un'indicazione. Che ore sono? Infatti, gli orari sono quelli 16, alle 16 del giorno. 17 marzo. Ok, io qui ho una situazione long in questa zona qui. Apri bene gli occhi e le orecchie, Cristina, perché questa qui potrebbe essere interessante per te. Ok? Alle ore 16 cosa ho detto? Alle ore 16, che poi anche un'ora dopo, perché io metto sempre un'ora prima, quindi alle ore 17. Alle ore 17
del 17 marzo, ore 17 del 17 marzo. Dove sei? Ah, qui l'ho spostato il periodo. Ore 17 del 17 marzo. Un attimino che me lo ricordo bene. Audio CD, ok. Ore 17 del 17 marzo. Eccolo. Ore 17 marzo. No, non è questo perché... Ah, Audio CD, scusate. Dicevo, ma cos'è? Allora, torniamo indietro, 17 ore, giorno 17, 17 marzo. Ragazzi, questa è importantissima questa cosa perché con questa vi realizzate un bel sognetto. Ore 17, 17 marzo. Adesso qui abbiamo la discrepanza di tempo. No, ce l'abbiamo, giusto, perfetto. Allora, lo sto guardando su 5 minuti sull'H1, quindi c'è questa discrepanza di tempo, però va bene lo stesso. Mettiamo l'ora 17, qui logicamente le ore 17, devo dare 17 in poi, orologio alla mano, incomincio a fare trading rialzista perché sono arrivato nella mia stanghetta. Al primo segnale long di metodo Fascio, certo. Questo qui è una situazione notturna perché l'audio SD, però faccio l'esempio adesso con questo perché sono coppie che andranno a tradare. Magari vuoi farti un trade alle 8 di sera fino alle 9. Guarda qui, c'è il primo segnale long sopra la media 60. Il primo segnale long era questo. Prendi il long da qui. Ok? Quant'è che ne vuoi guadagnare ancora? Va bene, però il tempo dura. L'abbiamo detto dalle 17. Andiamo a vedere di nuovo dove era. Dalle 17. Qui no, 8 marzo, era qui 17 fino a vabbè, questo qui è tutta una fase di rialzista di 4 ore fino, vabbè, 4 ore su 5 minuti sono fino alla mezzanotte. Ok, quindi avresti anche 2 ore dalle 17 a mezzanotte. Quindi dalle 17 a mezzanotte, guardate, 17 fino alla mezzanotte. Fino alla mezzanotte. Dov'è la mezzanotte? Discrepanze. Allora. Ore 17 del 3 fino alla mezzanotte. Dobbiamo andare a cercare se ci sta. Traffico più piccolo non lo posso mettere. Allora mettiamo anche un segnale su questo massimo qui. Andiamo a cercare la mezzanotte. Ma io sto sbagliando qualcosa, no? Grazie. Audio SD. Sto impazzendo adesso. Audio SD. Candela delle 17, quindi delle 16. Adesso sono anche due broker diversi, quindi vale l'orario e mi chiude qui a mezzanotte del 18. Scusate, allora 17, 18. Allora, sono tre candele, chiaro, fino alle 18, il giorno 18, 18 marzo, a mezzanotte. 18 marzo, mezzanotte. Vediamo dov'è il 18 marzo, mezzanotte. C'è qualcosa che non va, perché non c'è il 18 marzo? Eccolo qui, 18 marzo, mezzanotte. Discrepanza anche qui, 18 marzo, mezzanotte. Qui. Poi c'è la discrepanza se c'è un time frame a 4 ore, quindi è chiaro che
dalla mezzanotte fino alle 4 di notte. Infatti, se vedete qui sono le 9 del mattino, quindi no, tutto questo tempo qui. Però immaginiamo dalle 17 alla mezzanotte. Ok, 5 minuti in più. Guardate, tutto il tempo di questo trade qui, temporale, guardate, da qui a qui, sono 50 pips, se il massimo era 55 pips, ok? Che poi vada anche oltre, per carità, vedete, arriva fino a questo punto qui, perché c'è la discrepanza che qui ci sono queste 4 ore, sono lunghissime, quindi magari mi sbaglio anche di una candela, magari sono anche due diversi, due time frame diversi. Però se tu vai a fare tutto il trade qui, e se tu lo vai a fare addirittura guardando il minuto, quindi se vai nel minuto, l'audio SD, anche se sono cose magari che le puoi fare quando c'hai un po' di intimità tua, se vuoi farti qualcosa. Allora andiamo a vedere il giorno 17, qui è successo a tornare indietro veramente di tanto. Scusate, faccio con la rotellina perché sto prima, perché se adesso mi metto a scrivere per cercare il giorno ci mettiamo, non mi ricordo bene, cioè so come si fa, ma ormai ci siamo già arrivati. Dai. 19, dai. No, per farvi capire come si fa trading quando sei concentrato e vuoi farti la botta di portare a casa la piccola macchina utilitaria, come diciamo noi, no? Guardate, qui c'è la situazione delle ore 17, variabile 17, 18, 19, 20, quindi in questo tempo qui nel minuto è diverso perché logicamente c'è questa discrepanza di tempo che cambia logicamente, perché una candela a 4 ore non è sempre quella, cioè qui comincia la situazione long, ok? Andiamo a vedere le ore 20, infatti 17, la prossima candela. Ok, 18, 19, 20, 21. Quindi in questa zona qui riparte la prossima candela. Se io da qui so che il tempo è rialzista, posso farmi tutti i trade che volete. Guardate, io incomincio a fare trade da questa zona qui. Vedo questo massimo, scende, long, scende, long, scende, long. Sono tre tipi di long. Ok? Posso continuare a fare long all'infinito perché questa situazione qui non finisce qui. Si protrae in avanti, questo è il massimo. Secondo me mi va a fare anche un altro massimo. Eccolo qui, doppio massimo. Quindi vuol dire che long, 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 tutta la situazione long di nuovo. Perché allora io ho toccato un massimo. Guardate, le teorie sono queste. Sono andato long fino a qui. Ok, long, tutti long. No, qui sono andato long. Poi qui comincia a scendere. Comincio ad accumulare long, di nuovo long, comincia a scendere. Long, 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 perché intanto io so che quella fase temporale lì dura di più, quindi vado a fare un nuovo massimo, questo long. Dopo aver fatto un secondo massimo, non faccio più niente perché probabilmente sarà esaurito il tempo e incomincia poi a scendere. Quindi due volte a ritestare il massimo, poi vedete, continua a salire ancora, però poi quando ritorna sotto il massimo è finita la fase rialzista e incomincia la fase ribassista. Semplice o no? Allora ve lo rispiego di nuovo, attendo alla partenza del trade la fase rialzista, quando so che ho arrivato a un punto massimo, che incomincia il prezzo a scendere, mi vado a fare un secondo massimo e poi cerco di portarlo ancora oltre al massimo, quando mi hai fatto un nuovo massimo che hai abbandonato questa zona qui, che poi tu vado a fare nuovi massimi non mi interessa, perché vedi questo non mi interessa, però quando torni giù di uno va bene, quando torni giù del secondo, da qui è cominciata la fase ribassista e da qui vedete crolla. Ho cercato di spiegare, avete capito, no? Mi dai la conferma, Cristina? Sì, ci sei? Quindi adesso per il dollaro australiano mi dai la conferma per favore? Il dollaro australiano, anche se sale, se scende non mi interessa più, però se vado qui, ricordatevi le 4 ore sulla candela H4, le ore 12 potrebbero essere anche le ore 11, potrebbero essere anche le ore 10, come potrebbero essere anche le ore 1, le 2, quindi questa discrepanza di tempo. Quando mi scade questa candela, che batte in questo orario qui, allora
alle 12 dal broker, io comincio a fare trading. Ok? Va bene? Perfetto. Andiamo a vedere se troviamo qualcosina sull'euro-dollaro, visto che io spero di avervi dato un po' di input oggi. L'euro-dollaro in questa situazione qui non lo traderei long e non lo traderei neanche short, sarei veramente fermo. Ieri ho lavorato un pochettino sui cicli, ma no, non è questo, ho lavorato un po' sui cicli del DAX, ripeto, sto portando avanti tante teorie. I cicli del DAX, secondo me, è da vendere in questa zona qui, sta chiudendo la sua campana gaussiana, e questa è la zona di vendita, secondo me. Ci siamo? Quindi torniamo un attimino sul metodo Fasca, così vediamo un po' i segnali. C'è l'euro sterlina che sta dando un segnale short, quindi vuol dire la sterlina dollaro che sta cercando di mettere sulla testa. Allora, sterlina dollaro che sta cercando di mettere sulla testa, però sta sull'H1 anche su un segnale sul pivot. Però c'è il minimo di Gauss, questo è il primo minimo di Gauss, o anzi, visto la campana gaussiana che scende, questo è il minimo di Gauss, potrebbe essere la situazione rialzista. Quindi se mi dà un segnale long, anche se c'è il pivot, non me ne frega niente perché questo è un segnale long. Quindi sterlina dollaro long, guardando anche questa cosa qui, primo segnale l'ho dato qui, ritracciamento, sta salendo, quindi probabilmente se incomincia a salire potremmo tradare l'euro sterlina long. E l'euro dollaro lo sa stare anche se è in una fase di compressione ribassista, lo lascerei stare perché è un po' strano. Oggi ha dato comunque un segnale rialzista di dinamico. L'unico segnale lo ha dato qui, ha continuato a portare fino al pivot, è tornato sotto, non dando segnali perché la linea rossa è rimasta dentro. Quindi, se mi ritorni qui sopra, l'euro dollaro è rialzista oggi. Ok? Ci sta o non ci sta? Non anticiperei però. Quindi questo, poi questo dell'euro-dollaro, siamo in una fase centrale. No, questo non dice niente per il momento. Ok? Va bene. Che dite? Va bene così? La rotellina sta dando un segnale short. Bellina questa segnale short perché la sterlina potrebbe dare un segnale short con la correlazione con la sterlina dollaro che sta dando un segnale long, quindi sono entrambi molto messi molto bene. La sterlina dollaro, la sterlina mi dà un max Gauss in questa zona qui. È partito qui, quindi si sta anche muovendo, non è più laterale, quindi si sta anche muovendo un po' di più da questa lateralità e poi ha fatto un doppio massimo, se notate, tornando poi sulla lateralità sta andando giù. Quindi se mi torna ribassista su questa zona qui, abbiamo un segnale di euro sterlina ribassista. Quindi in questa zona qui potrei dire short. Campana gaussiana in chiusura, euro sterlina ribassista. L'euro yen che vediamo l'euro yen. L'euro yen non mi piace tanto perché ha fatto un minimo di Gauss in questa zona qui con il gap. È andato a fare un max Gauss in questa zona qui, vediamo la parte più alta è questa, quindi è diventato ribassista. Adesso questa è una zona di minimo di Gauss, ho un segnale long di questa zona qui. Un euro yen long sarebbe anche un euro dollaro long, siamo sopra la media 48, quindi ci starebbe anche l'euro yen in long. Giusto? Scusatemi. Giusto o no? Quindi io penso che potrebbe essere la possibilità oggi di fare magari qualche trade sull'euro yen, aspettando un po' che riparta tutto, perché se notate questo è il minimo di Gauss. Quindi, scusatemi, ho l'allergia, quindi mi dovete sopportare così oggi. Mi dovete sopportare così. Allora, poi andiamo avanti. Vediamo la situazione che potrebbe essere a livello di rialzista qui. Ok, cominciamo a metterci anche dei livelli di breakout, perché questo potrebbe essere una situazione bella. Entrare long,
con un segnale del metodo fascia. Se il metodo fascia mi dice long, io direi long da questa zona qui. Ed sta cercando il segnale solo, lo sta facendo, ma abbiamo il minimo di Gauss qui. Abbiamo un 25, sì, praticamente 8. Questa è bellina. Allora, l'euro yen per me adesso, long per me di euro yen, long per me adesso di euro yen. Bene, già che abbiamo l'euro yen, io direi andare a vedere se qui non ce l'abbiamo, però lo possiamo inserire, così mi porto avanti anche con l'Outlook Weekly. Quindi euro yen long per me. Allora, dov'è l'euro yen? Mettiamo il time frame, il formato, eccolo qui. Un attimo, ho messo in altro colore, sì, ok, dovrei salvare questi colori qui. Allora, facciamo così, salva formato, sì, va bene, poi mettiamo qui e lo cambiamo. Così è più scuro, mi ha messo logicamente anche i segni, dov'è? 4 ore, mi ha messo anche le linee, va bene lo stesso, dai. 4 ore. Allora andiamo a vedere dove siamo. Cos'è questa linea qui? Vediamo questa. Vabbè, siccome io sono entrato long, vorrei anche capire dove siamo. Allora, questa però è una media 48 euro dollaro, euro yen, quindi tutto con l'euro. E il detector, vi tolgo un attimino l'immagine, che non voglio che si vedano le mie password. Indicatori. Ah, non si vedono le password, perfetto. Non si vedono le password, quindi vi posso far vedere anche questo. Lo mettiamo a 48. Ah, perfetto. Allora andiamo a vedere anche le distribuzioni a 4 ore come sono messe. Dai, ti attivi. Adesso cercare dove era attivo. Facciamo così. È sotto indicatori, no? No, 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 è sotto oggetti. Dov'è, come lo puoi vedere? Mostra, ma mostra dove? Ah, allora facciamo così. Cicli. Cancella. Cicli. Cancella. Facciamo così. Ah, pulito il grafico. Euro yen a 4 ore, torniamo nella fase finale, siamo in chiusura, ok? Perfetto, quindi potrebbe essere anche il minimo di Gauss. Partiamo da un punto dove ho una campana gaussiana decente. Una campana gaussiana decente potrebbe essere... Allora, attenzione, è andata in positivo. Ci sta, doppio massimo, cioè una distribuzione doppia, quindi una prendo la metà. Ok, preso il minimo, ok? Porto poi a queste zone qui centrali, così evitiamo di fare come prima, ma la mettiamo centrale, quindi parte centrale. Quarantaquattro, quindi ancora una. Da. Ancora una. Ok, questa è la parte centrale.
Se questa è la centrale, devo metterla anche qui centrale, se no non ce l'abbiamo. Eccola qui, direi che siamo giusti, vediamo se è giusta. Laborioso, eh? Ah. 42, 42, ci sta, ok, perfetto. Bene. Allora abbiamo le situazioni short, vedete? Short da qui. Qui situazione centrale con compara gaussiana di partenza, quindi la situazione diventa long, ok? Situazione qui con la parte alta short, la parte centrale un po' strana, quindi potrei anche aver fatto un long, vedete? Da poco, però si poteva fare un long, sono 80 pips. Quindi in questo quello che mi interessa adesso, lo studio di questo è la parte centrale. Short, la parte di partenza un po' strana, non si faceva, però qui parte centrale con una campana con una situazione rialzista qui la posso anche vendere dopo. Andiamo a vedere però dove siamo adesso. Qui da dove parte una campana gaussiana, qui si è spostato anche un po' il grafico perché ci hanno messo la domenica dentro, mi pare. Ah no, qui no, non c'entra niente, qui si è spostato. Andiamo a vedere perché si è spostato. C'è una linea di mezzo? No. No, va bene così. Però siamo così, si è spostato un po', però vedete? Perché si è spostato? Quello che mi diceva Sirio l'altro giorno, che si è spostato. Discrepanza di candela. Sì, sicuramente discrepanza di candela. Uguale, non importa, poi lo aggiorniamo. Possiamo tornare anche un attimino indietro, però strano che si fa così, eh? Anche perché non è giusto, guardate. Di certo che si è spostato perché non era giusto. Quindi più avanti vai, si sposta di una candela, si sposta di due candele, 43. Perfetto. Quindi queste zone centrali, infatti adesso è perfetto, guardate. Qui zona centrale, posso prevedere anche un long. Parte alta, long, arrivi qui, lo short, ok? Arrivo qui, long, arrivo qui, short, dovrei aver aspettato questa zona qui, quindi la zona dove normalmente dove dovevo aspettare l'euro yen era questa zona qui centrale. È andato bene, il trade sta andando bene, quindi adesso lo misuriamo. Ok, quindi questa zona qui si sta avvicinando, quindi il trade si sta avvicinando da qui zona long. Quindi ragazzi, incomincia ad essere importante. Ce lo segniamo come segnale long e poi ci scriviamo anche l'orario, ore 8:27 del 3. 8:27:03. L'ho scritto dalla parte sbagliata, vedete? Bravo Paolo. 8:27:03. Ok? Abbiamo parlato quindi al giorno 8 del 27. Dopodomani, ok? Devo scrivermelo io o ve lo scrivete voi? Allora, prendiamo un foglio pulito. È sabato. È sabato, dici? Certo, poi cambierà, non sarà più il giorno 27. Se è sabato, non sarà sabato perché lo cancellano, poi nel 27 non c'è, logicamente. Domani è il 26, sabato è il 27, quindi certo che non sarà più il 27, ma sarà il giorno lunedì. Cos'è il lunedì? Datemi il giorno lunedì. Il 29, perfetto. 29 del 3. L'orario
L'orario, dovremmo calcolarlo, però potremmo, intanto scrivo le 8, poi col tempo ci aggiorniamo. Probabilmente, allora, questo qui è euro yen. JPY. Me lo sono scritto bene, perché cambio, certo, il 27 poi non lo conta perché non lo fa, salta il 27, salta il 28 e quando riapre il mercato i conteggi saranno uguali. Sarà forse una discrepanza di orario, ma più o meno dovremmo essere lì. Quindi me lo sono scritto. Bene che state attenti, perché sennò io ho scritto veramente 27. E poi c'era il 17 del 3, è impossibile che era già passato. Mi date l'altra giornata che era domani, ore 15 era. Ore, allora domani è il giorno 26 del 3 alle 15. Audio SD. Ragazzi, cominciamo a fare trading con il tempo o no? Vi piace questa? Allora, sei appena arrivato, io già pronto che me ne vado, Giuseppe. Giuseppe, poi ti piace? Allora, domani, long, allora, sei appena long lunedì 29 del 3. È un metodo diverso, un nuovo modello di trading. No, non è il metodo di Sirio, è una cooperazione mia e di Sirio. Noi non lavoriamo assieme io e Sirio, perché lui ha orari, io ho altri orari, e quindi nei webinar lui guarda i miei di webinari, ogni tanto guardo i suoi quando ho tempo, ci aggiorniamo l'uno con l'altro e ci rincorriamo uno a vicenda. Quindi queste sono tecniche evolutive di tempo, ok? Mi sembra che siamo a un buon passo. Però sta perdendo, vedete che già che posso capire una cosa qui, perché questa parte centrale qui, se notate, si è spostata qui. Se io vado a vedere, dovrebbero essere 42, quindi il 42 diventerebbe qui, si sposta, certo, perché poi c'è il sabato e la domenica, quindi il 42 lo facciamo così a mano. Perché lo si spostano, no? Che mi sembra strano che ha spostato, vedete che l'ha spostato? E qui è ancora, qui è anche un po' sbagliato. È perché salta, magari ti salta una candela, quindi non è precisissimo la parte centrale. Chiaro, dalle 8 in poi, in base a come si muove il mercato, quindi dalle 8, mettiamo qui, in questa fase temporale. Poi lo guardiamo. Visto che è 29 lunedì, giusto? Aspetta, me lo scrivo pure lunedì. Lunedì. E poi invece c'è domani che è venerdì. Ok, domani guarderemo il segnale del dollaro australiano e lunedì ci guardiamo l'euro yen, quindi capiamo anche se è dalle 8, le 9, le 10 dove avremo da mettere la stanghetta. Bene, torniamo però. Visto che abbiamo fatto l'euro yen in long su una situazione short, ragazzi, da pazzi, eh? Da pazzi, guardate, l'euro yen è andata su, è andata bene la situazione, l'euro yen su una situazione short, guardate, senza neanche, non avevo neanche, ah no, scusate, su una situazione long, sono entrato praticamente 5 minuti su probabilmente un minimo di Gauss, e quindi questa situazione qui posso sfruttarla. La posizione è andata in positivo, non so chi l'ha fatta tra di voi, ma va bene così. Bene, io per oggi va bene così. Mi pare che abbiamo fatto qualcosa di diverso dal solito. Spero che vi abbia fatto piacere partecipare e vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Ringrazio i ragazzi tedeschi che sono venuti anche a vedere il webinar in italiano. Grazie a voi. E ci si sente domani mattina alle 9:30 per l'ultimo webinar della settimana, una riunione veloce. Io vi ringrazio e se no, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Se avete fatto bene tutta la settimana, non state a fare altro trading perché domani è venerdì e quindi poi si rovina la settimana, ma rimanete con posizioni aperte. Quindi, se è andata bene fino adesso, basta, non si fa più niente. Lasciate il trading automatico che ha comunque, in ogni caso, sta comunque portando a casa. Io adesso non ho guardato, ma si sono ampliate un po' le operazioni perché bisogna dire che si è ampliato un po' le operazioni sui robot, andiamo a vedere, però si sono anche già rientrati, quindi anche ieri il robot ha fatto 30-40 euro e anche oggi li ha già fatti, quindi
Può soltanto andare meglio se sale, quindi assolutamente sta andando molto bene. Si sono riprese un po' di operazioni. Ok? Grazie a tutti di nuovo. Ciao ciao, alla prossima. Ciao ciao a tutti.